Oggi spaghetti con cervellatine di melanzane alla parmigiana. Vediamo gli ingredienti. Come spaghetti, dei spaghetti del pastificio Giuseppe a Feltra di Gragnano, garanzia e qualità. Una bella melanzana di quelle tonde, una passata di pomodoro fatta in casa, olio d'oliva extravergine, magari del Cilento. 3 spicchietti d'aglio e delle foglie di basilico fresco. Parmigiano reggiano 30 mesi. Come prima operazione ho tolto la buccia delle melanzane, le ho tagliate a cubetti molto grossi, a pezzettoni, dopodiché li ho infarinati e quindi fritti. Queste non sono altro che le melanzane a cervello. Trovate la ricetta sempre sul mio canale di YouTube. Ecco perché cervellatine di melanzane. La buccia l'abbiamo anche questa fritta. La metteremo eventualmente come parte croccante al top, alla fine del piatto. Una padella. Sul fondo mettete proprio 3 cucchiai d'olio d'oliva extravergine. E avviate la fiamma. L'aglio si è imbiondito e noi caliamo il nostro sugo. A questo punto l'aglio lo possiamo anche togliere. Un pizzichino di sale nella passata. E poi del basilico spezzettato a mano, la mescolata con questa passata fatta in casa, al massimo 5 minuti è pronta. Pomodoro dell'orto di mio cognato. Il sugo è pronto e noi caliamo le cervellatine di melanzane a insaporire. Hanno un vantaggio le melanzane cotte così, sono morbidissime, si friggono in poco tempo, conservano tutto il loro sapore. In più la buccia è tolta, quindi ha un sapore molto molto accarezzevole. Qua dentro lo spaghetto ci va alla grande. Lasciarli insaporire poco, perché devono conservare un po' la loro identità di melanzana fritta. Ecco, il sugo è pronto. Nel frattempo ci grattugiamo il parmigiano meraviglioso, eh? E qui la differenza dei mesi, la stagionatura fa la differenza ovviamente. Che bei riccioletti. Ecco qua, direi che per 2 persone bastano. Nel frattempo l'acqua bolle, l'abbiamo assalata. E quindi tagliamo gli spaghetti, sono quelli con l'archetto. Una spaghettata vale per due. Spaghetti sono cotti, li prendiamo e li tuffiamo nel fondo di cottura. Ah, così, eh? Aggiungiamo subito un mestolino di acqua di cottura, ricca di amido, e diamo una bella sciacquata.
mescolata, così, mettiamo anche un po', ecco, abbiamo saltato, gli spaghetti praticamente sono pronti, a fiamma spenta, parmigiano a gogo, un'altra mescolata, ecco qua, olè, ci siamo, impiattiamo, e ora impiattiamo, faremo vari nidi di spaghetti, che questi sono belli lunghi. Un primo nido, eccolo qua, bello pronto, e un secondo nido arriva male. Aggiungiamo le nostre cervellatine di melanzane con un po' del loro sugo. Così, un giro di parmigiano, un po' di melanzanine croccanti al top e una bella frunnolella di basilico. Go per tutto cosa. A tutto aiù. Buon appetito! Sinceramente non vedevo l'ora di fare questo fuori onda. Io impazzisco per le melanzane, poi per la parmigiana e melanzane in particolare. In estate mangerei soltanto melanzane dalla prima colazione fino alla cena e anche oltre. Distruggiamo il castello. Intanto subito una bella cervellatina per vedere com'è venuto. Aiuto, si fermano tutti l'orologio e i gagliarini. Ecco qua, una spaghettata di questo, ho detto sempre che vale per due. Ad arruglia buona, ecco, noi così e via. Troppo buono. È una malattia che armonignano, mamma mia, che sapore maestoso, poi quel po' di croccantino della buccia di melanzana fritta, ahi. È una grande parmigiana con spaghetti, ma si è fuso tutto insieme, il parmigiano, troppo buono, che sarà da fare?
non potete dire di no, la da fa, promessa. Vicino, in estate il vino non mi piace tanto, una bella birra ghiacciata. Ci vuole, per poi mangiare l'ultima forchettata. Chi ne rivoluziona? Grandioso. Alla prossima. Ciao ciao.